Buongiorno a tutti, eccoci qui con un nuovissimo video. Oggi andiamo a preparare il dulce de leche o marmellata di latte. Abbiamo bisogno di zucchero 140 grammi, mezzo litro di latte senza lattosio. Se non avete il latte senza lattosio, mi raccomando, deve essere parzialmente scremato. Pasta di vaniglia o bacca di vaniglia, ne serve una oppure un cucchiaino. Abbiamo bisogno anche di un cucchiaio di miele. Questa qua è della cannella, basta una punta per dare un pochino di gusto e un chiodo di garofano. Io ho la polvere del chiodo di garofano, quindi ne andrò a mettere una punta di cucchiaino e un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Come si prepara? È facilissimo. Lo potete usare per condire dolci o può essere spalmato su biscotti, pane e toast. Prendiamo un pentolino e ci versiamo il latte, l'aroma di vaniglia. Io metterò circa un cucchiaino, così. Un cucchiaio di miele, un chiodo di garofano o come nel mio caso una punta. Cannella. La cannella è anche a gusto. A noi piace, quindi metterò più di una punta, però la ricetta richiede una punta. E ovviamente mettiamo lo zucchero e un cucchiaio di bicarbonato. Il bicarbonato è importante per questa preparazione. Così. Mescoliamo bene il tutto. E portiamo sul fuoco. È importante portare ad ebollizione il latte, ma mescoliamo in continuazione. Appena arriva al bollore, dobbiamo abbassare la fiamma e andare a girare ogni 5-10 minuti. In tutto deve cucinare 40-50 minuti. Deve prendere colore, deve diventare un po' più ambrato. E dopo abbiamo la nostra marmellata di latte o dulce de leche. Quindi accendiamo i fornelli, fiamma abbastanza medio-alta, perché appunto dobbiamo andare a sciogliere e portare ad ebollizione tutto. Come vedete, ha raddoppiato un po' il suo volume. È normalissimo perché è la reazione che ha il nostro bicarbonato. A questo punto, dato che il latte sta iniziando a bollire, vado ad abbassare il fuoco e sta iniziando a prendere il colore ambrato. Ovviamente più cucina, più lui sarà denso. Adesso io, dato che l'ho mescolato adesso, lo andrò a mescolare fra 5-10 minuti. Se non volete fare questa preparazione perché la trovate lunga e tutto, potete comprare il latte condensato. Io ho trovato questo qui, non so se è russo, non so da dove viene, ma penso di sì. E praticamente lo dovete mettere in un pentolino con dell'acqua, con tutta la lattina. Lui ovviamente inizierà a cucinarsi e da latte condensato diventerà appunto tipo caramello. Potete fare anche così. Dopo circa un'ora avete lo stesso risultato. Con un colino dobbiamo togliere questa schiuma. Vedete il colore ambrato? E adesso avviene la magia. Dopo altri 20 minuti, ovviamente ancora è molto liquido, lui prenderà corposità e diventerà ed ecco qui la nostra marmellata di latte, come la chiamano loro, e adesso assaggiamola. Guardate qui. Guardate la consistenza. A me serve bella soda. Attenzione perché ancora è calda. Buonissima. Sembra una caramella mou sciolta. Fatemi sapere cosa ve ne pare, ricordati di iscriverti al canale, lascia un like che è molto importante per il canale e al prossimo video. Mi raccomando, vai a guardare la ricetta che preparerò con questo.